Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Bagnoli del Trigno per parlare di piante officinali, un argomento sicuramente importante, naturale che se ne parli qui a Bagnoli del Trigno, dove tante piante officinali vengono sì studiate, sì anche trasformate, ma anche coltivate, perché no? Qui si coltiva salvia, ricriso, lavanda, insomma c'è un piccolo microcosmo che è uno spaccato della biodiversità presente in questa regione. Sono 2500 circa le specie vegetali presenti in Molise che hanno tante proprietà. Questa ricchezza si può sfruttare sicuramente in tanti ambiti, tra cui anche a tavola, perché il cibo può essere la nostra miglior medicina, così come una citazione storico-scientifica ci ricorda, andando molto indietro nel tempo. Dunque, si è parlato di piante officinali in cucina con un menù molto particolare, ma soprattutto con un momento formativo, oltre che informativo, che durante tutta la mattinata ha portato tanti esperti a parlare di quello che c'è dentro una pianta, quali sono le proprietà sia organolettiche, nutrizionistiche, che hanno a che fare con il benessere e anche con quella testimonianza appunto che in Molise ancora è possibile puntare sulla natura per fare dei progetti che possano comunque risultare estremamente originali e interessanti. Ma restate ancora con noi, restate con noi per questa puntata di Viaggio in Molise, perché vogliamo raccontarvi e farvi gustare, ahimè, soltanto attraverso lo schermo, queste specialità, le piante officinali in cucina da Bagnoli del Trigno. Siamo con il dottor Franco Mastrodonato, dunque un incontro in presenza finalmente per parlare di cose belle e buone del Molise. Terra di Molise, un nuovo brand, un nuovo progetto, parliamone. Sì, Terra di Molise, laddove la natura esiste. Abbiamo ripreso un po' il tormentone, nel logo i simboli del Molise, quindi il borgo, la montagna, il mare, la natura. La natura che è la vera risorsa della nostra regione. E quindi Terra di Molise, laddove la natura esiste, nuovo brand che viene a comprendere nuovissime iniziative tra tutte quelle che noi già portiamo avanti. E quindi oggi piante officinali in cucina, sempre iniziative legate alla natura, legate alle piante, legate al nostro territorio. Territorio che, lo ricordiamo, ha una biodiversità eccezionale, è proprio dal cibo che parte anche il benessere e anche la salute, perché lo ricordiamo appunto facendo una citazione storica o scientifica, sia il cibo la tua prima medicina, insomma, partiamo proprio da questo. Sì, cibo è importante, il cibo è il tramite tra noi e la natura e l'ambiente a noi circostante. Noi abbiamo bisogno di cibo per vivere. Quando parliamo di cibo parliamo, intendiamo giustamente quello che entra in bocca, anche se poi non c'è solo quello di cibo. C'è il cibo della psiche, della mente, c'è il cibo del fisico, l'attività fisica, c'è un altro cibo che forse trascuriamo, che è il cibo dell'anima, il cibo dello spirito. Ora, queste forme di cibo sono degli ecosistemi che vengono a formarsi tra il nostro organismo e l'ambiente che ci circonda e entrano tutti a far parte di un unico ecosistema, però, ecosistema uomo-natura. Viviamo in armonia con la natura, viviamo in armonia con l'ambiente interno del nostro organismo. Se tutto è armonico, questa è salute. Parliamo anche di tavola, questa volta non soltanto l'uomo di scienza, ma anche proprio l'uomo che sta degustando questo menù molto particolare. Ci sembra di scoprire sapori inediti, siamo ancora capaci di
tirar fuori questo tipo di sapore e di saperli apprezzare? Certo, laddove la natura esiste, ed esiste nelle nostre tradizioni, nelle nostre radici, nelle nostre campagne, alimenti che forse avevamo anche dimenticato, ripresi, riportati su, certamente cucinati con un'arte sapiente dai nostri chef, e diventano dei sapori incredibili. E allora ecco le piante officinali, ma non solo le piante officinali, anche gli idrolati, gli oli essenziali, del rosmarino e quant'altro dalle piante aromatiche, e diventano dei sapori incredibili. È quello che oggi stiamo degustando, cose sinceramente, almeno ho diversi annetti sulle spalle, mai assaporati gusti del genere, qualcosa di incredibile. E sapere che il nostro Molise, la nostra terra, ha queste potenzialità mi riempie di gioia. Diciamo moderno sarebbero chiamati superfood, ma è anche un super sapore, quindi diciamo possiamo sicuramente fare una sintesi tra quello che è il piacere e quello che è anche il benessere che si può ottenere. Certo, gli oli essenziali sono ricchi di sostanze salutari, ma anche le nostre piante, da quelle selvatiche anche a quelle coltivate, ma soprattutto quelle selvatiche, da riscoprire, da rimettere sulle nostre tavole, ricche di principi attivi, di flavonoidi, quercitine, eccetera, tutte sostanze utili alla nostra salute. Ma è bello vedere e sapere come si coniugano con il sapore, con il piacere della tavola, perché è chiaro che non si mangia solo per vivere, ma si vive anche per mangiare. Il mangiare è un'arte, è convivio, è cultura, è piacere di assaporare la vita attraverso queste sostanze, questi cibi. Un'ultima battuta, questa volta sulla necessità comunque, che è un po' la filosofia poi delle vostre iniziative, quella di coniugare sempre consapevolezza, conoscenza a quello che è anche l'aspetto, se vogliamo, più conviviale. Quindi un convegno che veramente ha portato tantissime voci, tutte qualificate, per capire cosa c'è dietro, cosa c'è dentro una pianta officinale. Questo è fondamentale, è una cultura che bisogna diffondere. Sono stato felice anche di apprendere che la nostra università, l'Università del Molise, ha un corso specifico in materia, ed è una cultura che bisognerebbe diffondere, appunto, perché di solito estremizziamo un po' i concetti, o il mangiare fino a se stesso, il piatto bello forte, tosto, eccetera, oppure è parlare di salute a volte in maniera estremistica, andando ad appesantire alcuni concetti e rendendoli forse anche un po' così terrorizzanti per la nostra salute. I due aspetti possono essere coniugati, resi armonici, e viverli con serenità, come oggi stiamo facendo. Scoprire questi piaceri è veramente qualcosa di utile. Veramente è il piacere della vita che si coniuga e parte dal piacere di stare a tavola.